Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. In uno degli ultimi video abbiamo parlato delle progressioni assistenziali. Che cosa sono? Sono progressioni che si accompagnano alla progressione principale, perché in una scheda di allenamento, sì, io la mia progressione una volta a settimana, ma non ho solo quella, devo impostare anche le altre sedute in qualche modo. E nel video di oggi cerchiamo un po' di capire cosa sono queste sedute assistenziali o tecniche che dir si voglia. E ovviamente, dopo la sigla. Vi parlo di tre esempi base di sedute tecniche, proprio esempio scolastico, chiamiamolo, dei programmi più famosi che potete trovare in giro. Ovviamente questa è solo un'introduzione, perché si può fare quello che si vuole, come sempre. Questi sono tre esempi. Primo esempio, il Falev. Se voi conoscete il Falev, saprete che c'è una progressione che si basa su un 5x8, che va avanti di settimana in settimana, e una seconda progressione settimanale. Quindi questa è quella principale, la dominante, che determina i carichi della seconda. E nella seconda si fa un 6x4 al 80% o 60%, dipende dai programmi, però facciamo 80% per dargli un senso, 80% del giorno A. Quindi noi abbiamo giorno 1 pesante, giorno 2 leggero, dove possiamo fare questa benedetta sessione tecnica, cioè usiamo meno carico, meno ripetizioni, qualche serie in più, però seduta molto più leggera. Un secondo esempio è quello del Texas Method. Il Texas Method nel giorno 1, saprete quello fondamentale, si va a cercare il 5RM, cioè il massimo carico con cui faccio 5 ripetizioni. E abbiamo poi due sedute più leggere che si basano sul 90 e l'80% del carico raggiunto nella prima seduta. Anche il Bill Starr ha una stessa identica progressione. Quindi noi abbiamo seduta pesante e due più leggere. Poi andiamo nel dettaglio, ovviamente, ora è l'introduzione. E poi abbiamo questo, altrettanto famoso, il ciclo russo, il famigerato ciclo russo, in cui noi andiamo a fare, ad esempio, nella fase di accumulo, 6x2, 6x3, 6x4, 6x5, cioè andiamo a fare le sedute sempre più pesanti all'80%, poi c'è la progressione di intensità, e fisso per tutto il ciclo russo abbiamo questo benedetto 6x3 all'80%. Quindi abbiamo, ad esempio, nella fase di accumulo una seduta fissa, mentre qui aumentano le ripetizioni, aumenta l'intensità. Cosa possiamo trarre da tutto questo? Perché è importante impostare una seduta di assistenza e come impostarla al meglio? Allora, per prima cosa, tolto l'esempio estremo del ciclo russo, ha più senso impostarla in questo modo, cioè una seduta più leggera. Seduta più leggera che di base va benissimo impostarla semplicemente tipo squat. 5x8, altro squat, 6x4, l'80%, cioè più leggero. Abbiamo come sempre un problema, però, ok? Allora, la seduta leggera non deve essere troppo leggera, cioè non deve essere una seduta che io non mi accorgo neanche di fare, perché ho una seduta pesante in settimana, non posso smettere lì, anche la seconda deve darmi qualcosa, devo renderla allenante. E come fare? In questo caso, ad esempio, 3x5 l'80%, 6x4 l'80% del giorno 1 significa andare a usare carichi troppo bassi. Ad esempio un 5RM circa l'80%, se noi andiamo a fare un 3x5 all'80% dell'80% significa lavorare al 64%. Quindi troppo poco. Cosa ci faccio? 5 ripetizioni al 64% che potrei farne 12, 15. Quindi qui entra il gioco il concetto di seduta con lavori tecnici. Questo 3x5 all'80% posso farlo ad esempio con, parliamo di squat, un fermo lungo in buca, negativa lenta, 5 secondi, volendo anche positiva lenta, posso introdurre tutte le varianti che voglio per rendere quel 60% non più un 60%, ma qualcosa di un pochino più pesante, ok? Quindi o si aumentano di tanto queste ripetizioni, quindi se voi volete tenere il fondamentale va benissimo, però andiamo a fare magari un, invece che 3x5, un 3x8 all'80% almeno, 3x5x8, ok? Andiamo a renderlo un po' più pesante. Idem qua, 6x4 all'80% va benissimo, però ad esempio se conoscete il mio Falev 2.0, quindi già anni fa, cosa dicevo? Questa panca stretta, cioè vado a
usare carichi più bassi, quindi io comunque li sento più leggeri, ma vado a cercare una variante in cui il 60%, quel che è, io lo percepisco come più pesante, quindi più leggera, ma trovo i modi attraverso fermi, negative, varianti di renderlo più pesante. E poi in realtà abbiamo la versione più estrema, che è quella per chi non vuole fare varianti, che è quella del ciclo russo. Quindi io ho la mia progressione base di intensità e qui ho una seduta di accompagnamento, sempre con lo stesso carico. E anche questo metodo è interessante, lo uso spesso, perché appunto quando non servono varianti particolari. Poi il ciclo russo, come sapete, fa questo giochino: 5x5, 85, 4x4 per 90, 3x3 per 95, 2x2 per 100. Quindi questo possiamo tenerlo come seduta di accompagnamento del primo, e per il secondo, volendo, si può anche alzare, fare un 6x2 per 85, cioè si può un attimo variare per non tenere sempre lo stesso. Quindi deve questa seduta essere collegata, avere un senso rispetto alla prima. Quindi tre esempi base che però mostrano come è importante non focalizzarsi solo su una progressione alla volta nella scheda, ma devono essercene sempre almeno un paio. Quindi spero che questo vi abbia un po' chiarito l'argomento, vi permetta di programmare un po' meglio questa seconda seduta settimanale. Eventualmente nella panca si parla anche di una terza o quarta seduta settimanale, quindi l'argomento diventa ancora più complesso, però che so, per uno squat, che di solito se ne fanno due, o per una panca, che di base se ne fanno due, è importante avere questo tipo di schemi. Se avete delle domande, lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.